apparivano lievemente intimiditi sul grande palcoscenico vuoto del Conservatorio Verdi di Torino gli strumentisti, cantanti e ballerini centroafricani per i quali la musica non è sollazzo serale, ma linguaggio collettivo che accompagna tutte le fasi della vita. I primi calorosi applausi del pubblico hanno fugato la loro ritrosia e l'esibizione, che fa parte del momento etnico di Settembre Musica, ha imboccato la strada dell'eccezionalità, quella che ha affascinato molti compositori contemporanei di musica cosiddetta colta, da Ligeti a Berio, rudimentali gli strumenti come nei primordi di ogni civiltà, zucche vuote, tronchi cavi, arpe, fischietti, tamburi, battacchi, trombe di legno o di corna, ma complessa la costruzione musicale su un tessuto ritmico apparentemente facile. Vari i pezzi proposti, alla ribalta solisti di arco, arpa, xilofono, cori di pigmei, ensemble di trombe banda linda, uno dei principali sottogruppi di un'etnia presente nella Repubblica Centrafricana, nel Camerun, nel Sudan, nell'ex Zaire, e poi percussionisti assortiti. Trascinante quello che impropriamente non possiamo che definire lo swing jazzistico dei musicisti, esibitisi nei discinti costumi tradizionali, per i quali musica, canto e danza sono un tutt'uno che centrifuga le differenze, che fa diventare tribù l'individuo. Peccato nella serata che gli interventi dell'etnomusicologo francese, al seguito del complesso africano, risultassero incomprensibili per via di un impianto di amplificazione, quello sì, primitivo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.